È praticamente un raggruppamento monorazza. Partiamo dal più grande, che è un bassotto standard a pelo corto, nero focato. Prego. Ancora un bassotto standard a pelo lungo, color cervo. Un bassotto standard a pelo duro, color tabacco. Un bassotto nano a pelo corto, nero focato. Un altro bassotto nano, ma nella varietà di pelo duro, color tabacco. E poi abbiamo due Caninken, che è il più piccolo di tutti il Caninken. Un bassotto Caninken a pelo corto, color cervo, e un bassotto Caninken a pelo duro, color foglia secca. È importante sto foglia secca, Ecco qua, i bassotti a volte sono un pochino di più. Allora, terzo posto per il Caninken a pelo duro, color foglia secca. A lei, il più piccolino, un bacetto e una corsa verso il terzo gradino del podio. Ricordo che tutto questo è ripreso da animalnews.tv e si può vedere in streaming sul web. Secondo posto per il bassotto standard a pelo lungo. Vince questo raggruppamento e quindi va a competere per il titolo di miglior soggetto assoluto dell'esposizione, il bassotto nano a pelo duro. Un applauso. Sì, un attimo, premia Domenico Coradeschi, perché al primo classificato viene assegnata una targa, però mi dovete ricordare, metto che questa, la targa la date dopo, ma ditemi a chi è intitolata. Domenico, dici qualcosa tu. Remo Mazzeschi, che era un consigliere del gruppo Cinofilo e un grande appassionato dei... Allora, la targa che prenderà, oltre al primo premio di rito, il primo classificato di questo bellissimo bassotto nano a pelo duro, è una targa intitolata Remo Mazzeschi, che era un consigliere del gruppo Cinofilo Aretino e che ha allevato bassotti, appassionato della razza bassotti, verrà consegnata dal presidente Coradeschi. Bene, grazie, ancora un applauso, andiamo avanti con il quinto raggruppamento.